Esattamente 10 anni fa Mario Draghi ha pronunciato queste parole. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Draghi al tempo era presidente della BCE, la Banca Centrale Europea, e l'Europa dell'euro era in grave difficoltà. La crisi del debito sovrano faceva temere il default di alcuni paesi. Buona parte dei mercati erano contro i titoli di Stato dei paesi periferici, i paesi in difficoltà come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e l'Irlanda. Ma se fosse fallito un paese come l'Italia, l'euro sarebbe stato in grossa difficoltà. Draghi annunciò che avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvare la moneta unica. A quelle parole seguì l'introduzione delle OMT, Outright Monetary Transactions. In pratica la BCE da adesso poteva acquistare titoli di Stato a breve termine dei paesi in difficoltà macroeconomica grave e conclamata. In questo modo i mercati persero l'interesse a shortare, a vendere allo scoperto, i titoli di Stato dei paesi in difficoltà per farne crollare il prezzo. Questo perché sapevano di dover competere con un avversario troppo grande, la BCE. Così il whatever it takes viene ricordato per aver salvato l'euro.